Buonasera da InfoStudio. Lunedì 11 febbraio avevamo parlato nel corso dell'edizione delle 13.50 dell'investimento avvenuto sabato sera a Firandari, vittima un uomo di 67 anni che l'investitore non aveva soccorso ed era poi comunque stato rintracciato. Stamattina l'investito, la vittima, non ce l'ha fatta ed è morto nell'ospedale di Catanzaro. L'uomo era sposato e padre di tre figlie e aveva riportato ferite gravissime all'impatto, tant'è vero che le sue condizioni erano subito apparse critiche. Dalle testimonianze e poi anche da uno specchietto retrovisore trovato sulla zona dell'impatto si è risaliti all'auto dell'investitore. Un uomo di Filandari di 31 anni, di Filandari pure lui, dunque, che poi l'aveva parcheggiata nel suo garage. Erano evidenti i segni dell'incidente, stato con il paraurti che l'uomo è stato investito e, ripeto, la vettura aveva anche perso uno specchietto. Per l'investitore che era stato denunciato per lesioni stradali dolose e omissione di soccorso, adesso l'accusa è destinata ad aggravarsi, trasformandosi in quella di omicidio stradale. Ci vorrà l'autopsia che probabilmente si svolgerà domani a fare chiarezza per capire le cause della morte di un ragazzo di 28 anni di Rende che era andato a trovare degli amici a Bologna, aveva passato con loro la serata di sabato, poi era rimasto da solo in casa nella giornata di ieri. Quando gli amici sono rincasati, un appartamento della zona di Via Zamboni che è ad altissima densità di studenti universitari, dicevo, quando sono rientrati verso le 17.30 gli amici l'hanno trovato privo di coscienza, hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo per il ragazzo non c'era nulla da fare, sarebbe morto per decesso, scusate, per arresto cardiocircolatorio. Comunque non si esclude che possa aver assunto sostanze che poi ne hanno determinato il malore e la morte. In casa comunque non sono state trovate tracce di droga. È un'ipotesi quella appunto che abbia potuto assumere qualcosa durante la serata precedente il suo decesso. Sono state tutte arrestate le 24 persone condannate definitivamente dalla Cassazione nel processo Heracles Perseus. Erano due distinte operazioni, due inchieste della polizia e della procura di Crotone che sono sfociate, anzi della DDA di Catanzaro per la verità, che sono sfociate in un'operazione che il 7 aprile 2008 portò all'emissione di 38 fermi nei confronti di affiliati alla cosca Vrenna Corigliano Bonaventura e nel novembre successivo a 25 fermi nei confronti delle cosche della frazione Panice, le cosche Megna e Russelli. Durante le indagini erano state sequestrate imprese, attività commerciali, immobili, terreni, auto e numerosi conti correnti per un valore di circa 50 milioni di euro ed erano stati scoperti ben 6 arsenali di armi e munizioni ed una piantagione di marijuana che era stata valutata, il cui valore era stato stimato in 1.200.000 euro. A vario titolo i condannati sono stati riconosciuti colpevoli di associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione illegale di armi, arsenali di armi per la precisione, estorsioni, danneggiamenti, traffico di droga ed interferenze illecite nella vita amministrativa e politica della città. Le condanne ammontano complessivamente ad oltre un secolo di carcere. Mai dimenticare, sempre fare memoria e quindi tesoro di ciò che è avvenuto perché non si ripeta. Veniamo dalla chiusura delle commemorazioni per il giorno la giornata della memoria, la memoria dei martiri delle foibe, ma naturalmente non è un'attività che possa essere esercitata o ristretta ad un giorno soltanto, ed è per questo che ancora in questi giorni presso il liceo scientifico Fermi di Catanzaro Lido è arrivato uno dei protagonisti di coloro, insomma, che subirono le leggi razziali del 1938. È stato a lungo a capo della comunità ebraica di Napoli. Il professor Ugo Foà ha parlato ai giovani. Ugo Foà, a lungo capo della comunità ebraica di Napoli, è uno dei sempre meno numerosi testimoni del periodo delle leggi razziali e della persecuzione contro gli ebrei italiani. Nel 1938 aveva 10 anni e, come tanti bambini di origine ebraica, apprese di quello che era accaduto, delle restrizioni nei loro confronti, quando non poté più recarsi a scuola come ogni giorno. All'Istituto Fermi di Catanzaro Lido, insieme al presidente della sezione calabrese dell'Associazione Partigiani, Mario Vallone, e alla dirigente scolastica, Concetta Carrozza, Foà si è confrontato come fa da decenni con gli studenti, testimone diretto della discriminazione che dovettero subire molte famiglie come la sua, la cui vita venne cambiata per sempre in maniera traumatica, vittima di una fase storica che culminò col più grande abominio della storia dell'uomo, le deportazioni e lo sterminio.
Mi hanno rubato 1000 giorni di scuola ed io in questi anni ho cercato di riprendermene quanti più ho potuto, ama dire da sempre. Foà ha parlato ai giovani studenti catanzaresi di solidarietà. Li ha esortati ad essere capaci di accogliere, di mostrarsi ed essere vicini a chi resta indietro o si trova in difficoltà. Ed ha detto ai ragazzi che egli racconta la sua storia nelle scuole non solo per ricordare il passato, il che di per sé sarebbe già più che sufficiente come esercizio pedagogico, ma per richiamare l'attenzione sui pericoli che ancora oggi incombono col risveglio dell'antisemitismo, con l'intolleranza sempre meno strisciante e sempre più manifesta, con la riesplosione della xenofobia. Il ricordo, ha detto Foà, è importante per formare nei più giovani una coscienza civile e perché i segnali di questi ultimi anni sono preoccupanti. A suo giudizio non si corrono pericoli imminenti, ma per evitare che ciò che è stato possa ripetersi è fondamentale conoscere. I gesti di solidarietà, ha spiegato Foà, sono di grande aiuto per chi si sente emarginato. Finché la società ne sarà capace, significa che gli anticorpi sono efficaci ed il sistema di protezione contro ogni forma di violenza e sopraffazione funziona. Molti hanno sottovalutato la gravità delle leggi antiebraiche in Italia del 1938. Leggi che hanno privato i cittadini italiani di religione ebraica di tutti i diritti civili, per poi arrivare nel giro di qualche anno, anche in conseguenza della stretta alleanza tra l'Italia fascista e la Germania nazista, poi alla eliminazione fisica degli ebrei. Viviamo un periodo dal punto di vista politico complesso e a mio avviso preoccupante. Io non penso mai che si possano ripetere episodi o stragi come sono avvenute nel secolo scorso, mai dobbiamo parlare di secolo scorso, però ci sono dei segnali di allarme, bisogna essere vigili e soprattutto i giovani devono essere vigili e attenti perché certi proclami, certe frasi pronunziate come arringa da parte di uomini politici devono essere valutate bene e devono essere approfondite, perché se rappresentano un pericolo bisogna essere pronti a reagire. Un ragazzo di 17 anni è stato rinviato a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria per un episodio di bullismo di cui si è reso responsabile nel 2016 ai danni di un bambino che all'epoca aveva 9 anni, adesso quindi ne ha 11, nell'istituto comprensivo che entrambi frequentavano nel centro della provincia. E al giovane rinviato a giudizio vengono contestati i reati di lesioni personali e minacce. I fatti che hanno portato al rinvio a giudizio sono stati denunciati dalla madre della vittima. Ma il bambino, che all'epoca frequentava la terza elementare, fu bullizzato a lungo e in un'occasione anche vittima di un pestaggio nel quale fu giudicato guaribile in 20 giorni per le ferite che aveva riportato. Coraggio e presenza di spirito ha mostrato un uomo di 84 anni, il gestore dell'antico e storico cinema moderno di Vibo Valentia, che ieri sera è stato atteso da due persone, un uomo e una donna che avevano un accento del posto, che hanno tentato di rapinarlo puntandogli contro una pistola. L'uomo ha però reagito, non si è fatto intimorire, ha chiesto aiuto e ha messo in fuga i rapinatori. Poi egli stesso ha chiamato i carabinieri perché iniziassero le indagini per individuare i responsabili. È la settimana del cuore, questa in 150 ospedali italiani, infatti porte aperte per nei reparti di cardiologia, chiaramente per effettuare controlli gratuiti. È la 10ª edizione della campagna Per il tuo cuore 2019, obiettivo individuare precocemente patologie che possono provocare la morte cardiaca improvvisa e sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione cardiovascolare. Le malattie cardiovascolari rappresentano il 40% di tutti i decessi in Italia, nella fascia di età tra 35 e 75 anni colpiscono il 51% degli uomini e il 37% delle donne. L'iniziativa offre la possibilità di fare gratuitamente un passo avanti importante per la salute del proprio cuore. Tutte le strutture aderenti rilasceranno ai pazienti una Bancomat, cioè un bancomat del cuore. Cos'è? È una card praticamente che rappresenta una sorta di cassaforte virtuale che contiene tutti i nostri dati sensibili, dati consultabili poi
da tablet o smartphone, come l'elettrocardiogramma, la pressione arteriosa, altri esami clinici, insomma i parametri vitali o essenziali per conoscere la salute del cuore. L'iniziativa quest'anno si concentra in particolar modo sulla sensibilizzazione riguardo ai valori lipidici dell'LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo, naturalmente puntando alla prevenzione. Se volete conoscere la struttura a voi più vicina per effettuare i controlli, potete andare sul sito www.periltuocuore.it. E fino al 23 febbraio la Fondazione Veronesi raccoglie invece fondi per la ricerca nel campo dell'oncologia pediatrica. La fondazione, che venne fondata appunto proprio dal professor Veronesi, che di recente è scomparso, sostiene la ricerca scientifica e promuove la corretta informazione sui temi della salute. Questo è lo spot per il 2019. Quando qualcuno che ami si ammala di cancro, rischi di perderlo per sempre. Ogni anno, circa 1.400 bambini in Italia si trovano a combattere il cancro con tutta la forza che hanno. Con il tuo aiuto possiamo salvarli. Sostieni Fondazione Umberto Veronesi per permettere a tutti i bambini di ricevere le migliori cure. Invia ora un SMS o chiama da rete fissa il 45516. Fallo subito però! 4-5-5-1-6 per altri 12 giorni. Il calcio infine, un punto in due in Serie B per Cosenza e Crotone, lo conquista quest'ultima squadra, la squadra di Stroppa. Cosenza battuta infatti all'Ardenza di Livorno per 2-0 in uno scontro diretto che interrompe una lunga serie positiva iniziata dopo la sconfitta della Spezia. Erano 2 mesi infatti che il Cosenza era imbattuto, certo di mezzo c'è stata la pausa, ma comunque sempre di 2 mesi si trattava. Crotone che invece conquista il quarto risultato utile consecutivo, dopo essere andato in vantaggio si ritrova dopo altri 13 minuti, dopo il gol di Pettinari, al quinto della ripresa il gol, al 18esimo della ripresa invece l'espulsione, si ritrova in 10, cacciato Rodien per doppia ammonizione, deve resistere, lo fa solo in parte, a 12 minuti dalla fine il pareggio di Carmine, comunque sorridente ed evidentemente soddisfatto Stroppa della prestazione e del carattere finalmente mostrato dalla squadra, mentre Stefano Pettinari, 2 partite, ottima la prima contro il Livorno e in gol ieri, buona anche il suo apporto diciamo in funzione squadra, cioè al coro complessivamente, si proietta già verso la partita prossima che per lui è particolarmente significativa contro la sua ex squadra, il Pescara, che sarà ospite del Crotone all'uscita. Abbiamo tirato un po', troppo poco, negli ultimi mesi potevamo ancora per l'ennesima volta essere più precisi. Secondo tempo potevamo, al di là del vantaggio, in 2 o 3 ripartenze anche lì essere più bravi e incisivi, non ci siamo riusciti. Nonostante tutto quello che è successo, e credo che ci sono molti episodi da rivedere nella gestione della gara da parte dell'arbitro, quando siamo rimasti in 10 secondo me potevamo anche giocare un pochino di più, invece soprattutto negli ultimi minuti buttavamo la palla e davamo la possibilità a campo aperto, anche se eravamo schierati tutti dietro, di poter dare, di non far correre a vuoto il Verona. Secondo me potevamo ancora farlo, però avevo dei giocatori mezzi acciaccati, quindi di sicuro non era una cosa semplice da fare. C'era da tener conto anche la reazione emotiva del Verona, non era semplice. Il Verona veniva con una buona pressione, potevamo essere più bravi nelle scelte, cosa che abbiamo fatto poi con l'andare del tempo. Non posso recriminare nulla. Benali play, penso che sia, spero che non mi senta nessuno fuori classe in quel ruolo. Per quanto riguarda invece Barberis, anche quando gioca play, nelle ultime partite ha perso un po' di smalto. Il fatto di farlo giocare mezzala è perché potevano alternarsi qualora Benali fosse un po' in affanno. Non mi è sembrato, ha sempre avuto la gamba giusta e quindi a pieni voti anche nella fase difensiva Benali. Quindi da quando sono tornato mi sembra che la squadra abbia veramente dei valori importanti sotto l'aspetto della determinazione, della cattiveria di imporsi, non parlo a livello tecnico. È chiaro che ho dei segnali anche a livello tecnico che sono importanti,
Mi dispiace soltanto che non si vincono le partite, però uscire alla vigilia, perlomeno faccio questa premessa, se mi avessero detto di uscire da Verona con un punto, magari anche giocando non così bene, l'avrei accettato, però mi è piaciuta proprio la personalità, al di là della combattività che questa squadra ha. È già un po' di tempo che siamo compatti dietro, dobbiamo migliorare davanti nelle scelte, nell'ultimo passaggio, nel portare a termine e raccogliere tutto il lavoro che si fa. Sono contentissimo per questo gol, sicuramente doveva portare 3 punti perché è stata una partita dominata e solo l'espulsione poteva far sì che il Verona pareggiasse. Non è facile venire in questo campo e fare una prestazione del genere con questa personalità e niente, ci è mancato veramente solo la vittoria oggi. Una partita un po' come questa, è una squadra forte che gli piace giocare a calcio e niente, per me è anche una sfida importante perché comunque sono stato lì per diverso tempo e quindi niente, sarà un'altra battaglia. È tutto per questa sera, il telegiornale torna domani alle 13:50, vi ringrazio per averci seguito.